Mentre adesso continuiamo a parlare di attori dal punto di vista però del cinema e ci trasferiamo a Palermo perché dovrebbe, anzi è al telefono con noi Andrea Inzerillo che è direttore artistico del Sicilia Queer Film Fest. Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccola, allora, benvenuto Andrea Inzerillo, che cosa ci racconta quest'anno? A quale edizione siamo arrivati del Sicilia Queer Festival? Siamo alla sesta edizione, comincia domani ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo e sarà un'edizione come sempre ricca di ospiti, ricca soprattutto di cinema, ma non soltanto di cinema. Allora, quest'anno avete due competizioni internazionali, quindi un concorso di cortometraggi, ma anche un concorso di lungometraggi. Che cosa è arrivato e soprattutto come avete poi scelto tra tutto il mare di ciò che avete ricevuto le cose migliori? Il concorso di cortometraggi che è curato da Tatiana Lo Iacono è una, come dire, era l'unica competizione fino a quest'anno, quindi questa sarà la sesta volta. La differenza è che quest'anno ci sarà anche un premio realizzato da un artista palermitano molto importante che si chiama Daniele Franzella e ci sarà anche un piccolo premio in denaro secondo quelle che sono le possibilità di un festival come il nostro. Il concorso di lungometraggi invece è la scommessa di quest'anno. La scommessa di un festival che vuole interpretare un sentimento ampio, che vuole in qualche modo provare a cogliere tutte le sfumature del termine queer, e quindi abbiamo pensato di intitolare il concorso di lungometraggi Nuove Visioni. Quello che presenteremo non saranno soltanto film a tematica LGBT, cosa che caratterizza tutto il festival. Ma proveremo a scommettere su opere prime e opere seconde di autori che ci sembrano particolarmente importanti o che ci hanno conquistato. E quindi i film sono selezionati in base da un lato a quello che ci è arrivato, dall'altro in base a quello che siamo andati a cercare, frequentando altri festival internazionali o con rapporti con le case di produzione o con i registi Ecco, direttamente. che cosa emerge rispetto al tema che voi affrontate, cioè al tema della diversità, attraversandolo con queste visioni, quindi i film, i lungometraggi, i cortometraggi. A che punto siamo rispetto a questo tema? Ma dunque, il tema è attraversato appunto con uno sguardo che non è soltanto legato alle storie che si raccontano, ma anche al modo in cui le si raccontano. Quindi diciamo, il queer per noi è una prospettiva più che una tematica vera e propria. Diciamo che la questione che attraversa tutti i film probabilmente è quella del desiderio. E la questione del desiderio anche rispetto a quelle che sono come dire, le forme di accoglienza di desideri non omologati, desideri indesiderati. Basti pensare che apriamo con il film, con l'ultimo film di Valérie Donzelli, che è una storia ambientata nel 600 ed è la storia di un amore tra fratello e sorella. È una storia che era stata scritta da Jean Giraud per François Truffaut e che è stata in concorso lo scorso anno al Festival di Cannes. Ecco, vedo tra l'altro nel vostro ricchissimo cartellone dove ci si può perdere perché ci sono tantissime visioni e non neanche troppi giorni, sono andate avanti fino al 5 giugno, per cui una settimana per immergersi totalmente in questa atmosfera che c'è la presenza, diciamolo, di un artista importantissima, Andrea Inzerillo. Sì, c'è la presenza sicuramente di Dominique Sandà. Dominique Sandà è un'attrice, beh, non credo che abbia bisogno di No. presentazioni, diciamo, per noi era l'occasione di fare due cose. Allora, intanto Dominique Sandà è un'attrice che abbiamo amato, con cui siamo cresciuti, noi siamo essenzialmente appassionati di cinema, per cui si tratta veramente di avere una figura centrale nella storia del cinema, nella storia della settima arte. Ne approfittiamo per due ragioni. La prima è che l'anno scorso l'avevamo rivista perché avevamo proiettato in anteprima nazionale il Saint Laurent di Bertrand Bonello, dove lei faceva un piccolo ruolo. E quest'anno, nel 2016, erano i 40 anni dell'uscita al Festival di Cannes di Novecento di Bernardo Bertolucci.
In più il nostro festival comincia il 29 maggio e finisce il 5 giugno, quindi c'era in mezzo il 2 giugno, la festa della Repubblica nel settantennale del referendum Monarchia Repubblica. Abbiamo fatto 2 più 2, abbiamo detto quale migliore occasione per festeggiare questo anniversario con un film importantissimo nella storia del cinema mondiale che si misura direttamente con la storia d'Italia, con la storia della resistenza anche di cui la Repubblica è figlia. Pensavamo che Dominique Sandà potesse essere, per quello che incarna come figura di attrice, per quello che il suo sguardo ha incarnato nelle storie che ha raccontato, una figura adatta al nostro festival, e lei ha accettato con molto piacere e noi siamo onorati della sua presenza. Benissimo, quindi siete agli sgoccioli ormai, insomma iniziate domani, per cui immaginiamo che siete presissimi, per cui vi lasciamo al vostro lavoro, grazie ad Andrea Inzerillo, in bocca al lupo da domani in poi. Il sito di riferimento siciliaqueerfilmfest.it, un saluto da Milano alla bellissima Palermo. Grazie, a presto.